Buongiorno. Buongiorno a lei, che è veramente per me uno degli stilisti più in gamba che esistono nel mondo. E la ringrazio per la bella conferenza a cui ho assistito e soprattutto ho visto dei vestiti meravigliosi che stasera sfileranno a Santo Spirito in Sassa. Vorrei soffermarmi su un punto molto importante che è emerso durante la sua conferenza, il fatto che la moda purtroppo in generale in questo periodo non dà un buon esempio di buon gusto, salvo chiaramente delle eccezioni. Mi può chiarire un po' questo aspetto per i miei visitatori web? Io ho detto semplicemente questo, che in un momento di crisi, in un momento difficile, il buon gusto, l'eleganza sta passando veramente anche quello un momento di crisi, ma non soltanto in Italia, un po' dappertutto. Esatto. È un momento dove il bello è trascurato, dove l'eleganza, come dicevo io, il buon gusto è trascurato, le belle maniere sono trascurate. È un momento che deve... un momento un po' triste, direi, in generale. Esatto. Per tutto quello, la buona educazione dappertutto diventa antica. Sì. Allora la moda può essere un grosso veicolo di buon gusto, di bellezza. Portiamo la bellezza non solo in Italia ma anche in giro per il mondo. La bellezza può essere veramente bellezza d'animo, bellezza di creativa, può essere un veicolo determinante nel riportare finalmente il buon gusto e l'eleganza, le buone maniere di nuovo da essere, tra virgolette, di moda. Quindi un nuovo rinascimento delle buone maniere e soprattutto del gusto, diciamo, in vari ambiti. Ecco, ho potuto constatare che lei anche ama la musica. Sì, molto, moltissimo. Infatti, nei miei sogni era fare il musicista, non fare la moda. Quando ero bambino ho studiato 20 anni pianoforte. Quindi musica moderna e musica lirica? Prego? Anche la lirica mi piace tanto. Anche la lirica, certamente. Avevo una bella voce da ragazzo, perché cantavo a squarciagola a tutte le opere. Conosco la maggior parte delle opere. Quindi lei va spesso... Vado moltissimo a teatro, sì, ma teatro credo che sia una cosa bellissima, una cosa che ci aiuta a sopravvivere. Quale opera, per esempio, le piace più? Quale autore? Mi piacciono tutte, non so. Falstaff di Verdi le piace? Ma sì, io non sono, o Wagner o Verdi o Puccini, quando un'opera è bella. Lei poi è stato... Mi piacciono anche gli autori difficili, naturalmente, certo, Brahms, certo, eccetera. Più difficili, diciamo. Ma non mi piace tanto Shostakovich, mi piace solo certi momenti di Shostakovich. La musica dodecafonica non è dodecafonico, ma la musica dodecafonica non mi piace tanto. Quindi, diciamo, possiamo affermare che la musica in generale offre dei momenti meravigliosi di commozione, ma anche dei momenti in cui magari si preferisce tapparsi gli orecchi. Ma anche lì, anche nella musica mi piace il bello, cioè mi piace, esatto, in sostanza, nella pittura, nella musica, nella moda, mi piace tutte quelle cose che danno un'emozione. Emozione perché è giusto e bello. Che invitano al bello. Benissimo. Un'ultima battuta, quale messaggio per il 2014? Ma quello che ho detto prima, cioè riscopriamo il bello, riscopriamo la felicità di vivere soprattutto. E speriamo nel futuro. E speriamo nel futuro, bisogna sempre sperare, bisogna essere ottimisti. Grazie, ecco, e a stasera. Buon viaggio nel 2014.